L'ho vista e Marilu Oliva. Buonasera a tutti. Grazie. Vado. Allora dico subito perché potrebbero prenderlo, tanto non c'è il libro, ho controllato prima, quindi mi sembra che ne ha venduti tutti già, eh? Esatto. Però ne valeva la pena perché sono arrivata da Bologna e dopo devo tornare a Bologna, non so in che condizioni, con tutta la birra che aspetteremo. E il mio libro si intitola Ripetita, è la storia di un serial killer, però detta così è molto banalizzante, in realtà è la storia della follia di un serial killer. Cioè io prima per 2 anni mi sono documentata, ho letto soprattutto manuali di criminologia, ma non solo, ho intervistato ad esempio non so, Garofano, gente che si è occupata di serial killer e di investigazione, e ho cercato di creare una figura criminale che fosse verosimile. Soprattutto ho cercato di capire quale fosse l'origine del male, della sua rabbia. Quindi la narrazione è un presente continuamente alternato da flashback della sua infanzia. E questa infanzia, grazie, sì, questa infanzia terribile, in qualche modo, non dico che... Facciamo perché... No, vai, scusa, vai. Lo mettete apposta inclinato. Dicevo, questa infanzia si riconduce al suo male, non perché ci sia un intento giustificatorio, cioè non è il mio compito stabilirlo, però mi interessava molto capire quello che era la conseguenzialità del male. È un libro molto duro, qua devo essere onesta, perché è molto duro, anche se... Stiamo parlando di Marco, sì, è una platea che... È un noir, però ci sono delle parti... Tu l'hai letto? Il naso, ci sono delle parti molto false, quindi lo sconsiglio alle persone molto sensibili che magari stanno male con il stampo. Ma non devi dire così quando presenti un libro, devi dire che è figo, che va bene per tutti, anche i vostri bambini possono... Non si deve mai dire che sono sconsiglio, no? No, no, non ci sono delle parti tue, io l'ho letto. Ma i bambini assolutamente no, e soprattutto le parti in cui lui è bambino. Allora, io volevo riproporre delle scene molto violente, però apposta sono stata attenta a non inserire le violenze su di lui bambino, cioè le violenze sessuali, nonostante la casistica criminale ha dimostrato che quasi tutti i serial killer abbiano avuto abusi sessuali da bambini. Ecco, io questa parte non l'ho inserita, però dovevo trovare delle violenze analoghe, quindi ci sono delle scene terribili che voi non potete immaginare, che solo la mia fantasia... Meno male che non c'è il libro stasera, perché mi ha già fatto vedere. Ma tu dovevi averlo letto, eh? Sì. Però in tutta questa cupetta c'è anche un raggio di sole, che è una figura femminile, una dottoressa giovane, che, presso la quale lui si reca, perché vuole guarire. Ma adesso è venuto così, era lì. E poi la cosa carina è che lui va dalla dottoressa, non le dice: guardi, sono un pazzo scatenato psicopatico, no, ma va da lei e le dice, come poi ha già fatto con altri medici, le dice: mi aiuti a guarire perché io soffro di terribili mal di testa e anche di un'altra nevrosi che però non vi anticipo. Dai, che cosa è? Lui è il terrore, perché dovevo trovare una nevrosi che fosse un po' originale, perché quasi tutti i nostri criminali o hanno mal di testa o sono alcolizzati. Allora volevo trovare una cosa originale e l'ho rubata a una mia amica, cioè lei ha il terrore, no, ha questa neurosi, ha il terrore delle cacche dei cani. Cioè io quando l'ho conosciuta all'inizio camminava per strada così, con la testa fissa in giù, con gli occhi fissi in giù, e io mi ero preoccupata, non capivo. Poi dopo ho capito, ma chiaramente se fosse successo, no, tra l'altro è una ragazza straordinaria, però questo problema lei si è recata dallo psichiatra per risolverlo, e lo psichiatra ha detto quello che il mio psichiatra del killer dirà a Lorenzo Ceretti, si chiama questo killer. Non dico se funzionerà o meno. Se tu dovessi riassumere in una parola questo libro? Follia allo stato puro, qua. Bene, grazie a Marilu Oliva. Certo, birra, eh? Che puoi rivendere a qualcuno.